Bentrovati a Reporter News, versione attualità, per parlare in realtà di storia. Una storia che rivive alle porte di Milano, a Magenta, e lo farà il 4 e il 5 soprattutto, il 5 pomeriggio, il 5 giugno, quando ci sarà la nuova rievocazione storica con presenti centinaia di figuranti. E per parlare non solo della rievocazione storica, ma di tutta una serie di iniziative che circuitano attorno alla città di Magenta e all'anniversario del 150esimo dell'Unità d'Italia, abbiamo in studio Pietro Pierrettori, che è presidente della Proloco di Magenta. Ben trovato. Grazie. E quindi ci sono tante iniziative. La battaglia che abbiamo citato è giusto il culmine di questi festeggiamenti per in realtà il 152esimo della battaglia, ma quest'anno viene festeggiato in particolare il 150esimo dell'Unità d'Italia. Quali altri appuntamenti ci sono? Beh, il nostro 150esimo l'abbiamo passato nel 2009, quando abbiamo celebrato tutti questi anni che sono passati dalla battaglia del 4 giugno 1859. Quest'anno abbiniamo quello dell'Unità d'Italia, dei 150 anni, dove Magenta riteniamo, ma non per campanilismo, ma proprio per un'analisi storica, essere veramente il punto di ingresso della via verso l'Unità d'Italia. Infatti la battaglia di Magenta, assolutamente strategica sotto un punto di vista militare, perché voleva dire passare il confine fra Regno di Sardegna e Lombardo-Veneto, rappresentato dal Ticino, in più con la difesa del Naviglio Grande, voleva dire arrivare a liberare Milano e liberare la Lombardia, e ciò che è successo la sera del 4 giugno 1859. E ovviamente la Lombardia era il punto strategico dell'Alta Italia per poter iniziare un cammino di unificazione che, lo diciamo sempre, se non ci fosse stato Magenta, con quello che erano le particolarità sia strategiche sia di fortuna, come avviene in ogni battaglia, probabilmente il percorso verso l'Unità d'Italia sarebbe stato un altro. È un'iniziativa, un momento in cui sono presenti tante autorità, tante istituzioni, è sempre un momento molto particolare per la città e per la Lombardia. È un momento in cui la storia rivive. Sì, diciamo che noi abbiamo ormai da 18 anni, quando nel 1993 la Proloco decise di creare qualcosa di nuovo che potesse ricordare l'avvenimento di Magenta, e presi contatti con questi gruppi storici siamo andati poi avanti e siamo arrivati ad oggi, dove abbiamo una presenza di quasi 500 personaggi di gruppi storici che, condivise rigorosamente, ricostruite sui cartoni originali e con armi d'epoca, quelle portatili e quelle personali rigorosamente autentiche, le altre rifatte, daranno vita alle fasi della battaglia, ma in un modo didattico, non tanto per sparare con cannoni o con fucili, ma proprio per mostrare come si viveva una battaglia ai tempi. E la fortuna vuole che quest'anno la possiamo rifare come nel 2009, in campo aperto, in una superficie che sono circa 3 campi di calcio, circondata da alberi in modo tale che non si veda la città, e sembra proprio di calarsi in un momento, in una fase di quella giornata. E loro saranno così abili di ricostruire le varie momenti di attacco dell'una compagine rispetto all'altra, o delle difese, fino ad arrivare al momento in cui arriveranno ad annunciare la vittoria di Magenta. E quindi dall'allestimento del campo alla visita anche la sfilata lungo le vie della città, è possibile vedere queste uniformi rifatte, riprodotte, come erano fatte insomma anni fa? Sono come si amano anche definire loro stessi, dei musei viventi. Sono i gruppi storici che arrivano poi da tutta Europa quest'anno. Gruppi storici che arrivano da tutta Europa quest'anno. La cosa, diciamo che la rievocazione storica di Magenta è assolutamente la più importante per quest'anno nel campo risorgimentale, ma è anche una delle più importanti d'Europa, perché i gruppi stranieri che partecipano non hanno molte occasioni per celebrare il periodo dell'859-860 nei loro luoghi, ma ricostruiscono comunque dei reparti, per esempio del secondo impero francese. Avremo quest'anno, al di là degli amici che vengono dal Giura francese che riprendono i reparti degli Zuavi, avremo gli amici della Repubblica Ceca, pensate che arrivano in 140 portandosi cavalli, cannoni al seguito. Arriverà un gruppo dalla Francia, dalla Savoia, che ripetono quelli che sono i reparti dei bersaglieri di allora, e ci tengono a dire che la Savoia non è mai stata francese, è stata ceduta proprio dopo la seconda guerra d'indipendenza come premio a Napoleone III, ma che loro conservano questo afflato verso l'Italia. Arriverà un gruppo nuovo, che qualche anno che ci fa la corte, dal
Belgio saranno 50 zuavi del secondo zuavi, e addirittura quest'anno abbiamo avuto una richiesta pressante, mi sono dato da fare per molto tempo con l'ambasciata a Kiev, dall'Ucraina, vengono da Sebastopoli, riprendono il settimo di linea francese durante l'assedio di Sebastopoli nella guerra dell'855, la guerra di Crimea. Quindi sono appassionati di storia da tutta Europa che ricostruiranno le fasi salienti della battaglia in questo campo aperto nel pomeriggio della domenica del 5 di giugno. E Magenta sarà liberata. Magenta sarà liberata, una cosa carina quest'anno che forse vale più per un settimanale di stampa rosa, cosa carinissima, il nostro comandante in capo, che è veramente il mio collaboratore da 18 anni nella realizzazione delle rievocazioni storiche, che se non ci fosse stato lui non l'avremmo mai fatto, Antonello Rota, del presidente del Carosello Storico Tre Leoni Somma Lombardo, convolerà Giuste Nozze. E qual è stata l'occasione migliore? Ha chiesto al sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, di essere sposato civilmente da lui, in divisa, mentre sono presenti schierati in costume, mentre saranno schierati tutti i reparti dei suoi amici che vengono da tutta Europa, di fronte alla facciata di Casa Giacobbe che porta i segni della battaglia, e non saranno solamente loro in divisa, ci sarà il signor sindaco che in tuba e marsina e fascia tricolore farà le sue funzioni, peraltro assolutamente vere, anch'io mi metterò tuba e marsina. Si sposeranno veramente. Mi metterò tuba e marsina per essere testimone dello sposo. Qualcuno ha storto un po' al naso dicendo, comunque un matrimonio civile ciascuno se lo celebra come preferisce. Ah certo, quello è vero. A proposito dei 150 anni dell'Unità d'Italia, intanto stiamo vedendo alcune immagini riferite proprio all'ultima rievocazione storica che ha avuto anche un grandissimo successo di pubblico. C'è una particolarità legata all'inno d'Italia. Cosa avete scoperto? Allora, quest'anno sempre con amministrazione comunale, Proloco, associazione Totem e soprattutto Università del Magentino abbiamo dato vita a un corso che si è articolato su più lezioni, che abbiamo, grazie alla concessione dell'amministrazione, presentato al Teatro Lirico con l'ausilio di mezzi multimediali. E abbiamo parlato dell'860 come era in Europa e in Italia sotto un punto di vista storico, letterario, artistico e musicale. L'ultima serata è stata dedicata a più voci all'inno di Mameli, e nel parlare dell'inno di Mameli abbiamo così reso edotti anche i nostri partecipanti, 250 persone ad ogni lezione, che l'inno di Mameli è stato semplicemente adottato dal governo italiano in una riunione del Consiglio dei Ministri del 1946. È stato adottato provvisoriamente come inno, perché si doveva trovare qualche cosa, chi parlava dell'inno del Piave, chi dell'inno dei Garibaldi, per le cerimonie, demandando un successivo decreto la sua ufficializzazione. Oggi, 2011, non esiste ancora un provvedimento di legge che dica che l'Italia ha un inno nazionale e che questo inno sia il canto degli italiani. Noi sappiamo che in questi oltre 60 anni ci sono stati diversi disegni di legge a livello di Senato e di Camera che sono sempre finiti niente. La Proloco quest'anno ha voluto farsi promotrice di un'azione popolare. Abbiamo scritto una lettera al presidente Napolitano in cui chiediamo che Magenta, proprio per il suo ruolo di città dell'Unità d'Italia, questo ruolo strategico di 152 anni fa, chiede che il Presidente della Repubblica Italiana si faccia promotore presso gli organismi competenti di un'azione che preveda, così come nella Costituzione italiana l'articolo 12 dice che la bandiera è in un certo modo, che anche l'inno sia quello che noi attualmente utilizziamo. E a proposito dell'inno e del tricolore, c'è una mostra aperta fino al 5 di giugno a Casa Giacobbe che tra le varie sezioni presenta anche quale varie fasi del tricolore. Sì, questa è una bellissima mostra allestita con gli uffici della promozione dell'esercito della Regione Lombardia e che è stata inaugurata in occasione del raduno regionale dell'altra domenica dei bersaglieri che hanno invaso Magenta. I bersaglieri hanno un posto di rilievo nel cuore dei magentini, anche se nelle fasi storiche della battaglia sono arrivati successivamente nelle fasi finali della battaglia. E noi Magenta ricordiamo che abbiamo dato la cittadinanza onoraria al terzo bersagliere, il reparto più decorato d'Italia, e come abbiamo dato la cittadinanza onoraria alla legione straniera, il primo e il secondo della legione straniera, che sono stati i reparti che allora entrarono per primi a Magenta liberandola e che portano il nome di Magenta sulla loro bandiera.
ma Magenta si arricchisce di un parco in vista di un museo anche che verrà inaugurato invece dopo l'estate. Insomma, questo è un po' il completamento che grazie anche all'opera del sindaco Luca Del Gobbo, che ha sempre voluto sposare questo mezzo di promozione della città, di valorizzazione del suo percorso storico, e diventa il completamento di quello invece che è stato un percorso pedonale che unisce la piazza Liberazione attraverso i giardini di Casa Giacobbe, al monumento Ossario, al monumento Macmon, fino a questi giardini del Parco Naio Leari, che sarà dedicato Parco dell'Unità d'Italia, ed è un percorso ideale che unisce i luoghi storici, i luoghi della cultura, il teatro lirico, la Casa Giacobbe, il verde, e permette un percorso di quasi 2 chilometri che è difficilmente protetto, ovviamente, che è difficilmente trovare nei nostri comuni. E questo percorso in realtà c'è già, ma i monumenti erano un po' isolati. Sì. Adesso il percorso è più strutturato, più fruibile, certo, nel suo complesso. Certo, il percorso era spezzettato, adesso diciamo che è un tutt'uno. Ci sarà probabilmente da superare il passaggio che c'è fra Casa Giacobbe e Ossario, dove c'è il sottopassaggio, questo svincolo. Ma non dimentichiamo che poi sarà completato, tutto questo iter sarà completato con l'11 novembre. L'11 novembre è San Martino, è la festa patronale di Magenta con la serata di San Martino d'Oro, e quella sarà la chiusura di questo 152esimo anniversario, 150esimo Unità d'Italia. E nel periodo autunnale il sindaco, così come aveva più volte affermato di volere, sarà inaugurato quello che è il nucleo di un futuro museo del Risorgimento che avrà posto in Casa Giacobbe, che è la casa, il luogo simbolo, il luogo simbolo di Magenta, della nostra battaglia. Grazie a Pietro Pierrettori per la sua partecipazione, questi dettagli, quindi l'invito a tutti coloro che volessero rivivere un po' la storia di Magenta, della Lombardia e d'Italia con questa grande pagina, questa importante pagina nella rievocazione che ci sarà in campo aperto proprio tra Magenta e Robecco nel pomeriggio della domenica 5 giugno. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi e vi aspettiamo, e non dimenticate di sottoscrivere l'inno. Grazie, arrivederci.